ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Nello scorso video c'è stata la lotta contro il capo palestra Ubaldo ed oggi invece direi di andare a farci un'altra base del Team Star. È un po' che non do fastidio al Team Star, quindi mi sembra giusto insomma andare a rompere le uova nel paniere. E la base del Team Star di oggi, se riesco a non impappinarmi, è la base del tipo veleno, giusto? Sì, possiamo passare per di qua e poi entriamo e siamo tranquilli. Perfetto, allora andiamo. Dovrebbe anche contattarci Cassiopea a breve. Perché praticamente siamo proprio davanti. È strano che ancora non ci abbia contattato. Forse devo addentrarmi un po' di più. Intanto prendo anche il waypoint qui che serve. Fa comunque comodo. Entriamo allora. Questo poi è il bosco dei segni, se non sbaglio si chiama. Non si sa perché ci ha appena contattato Cassiopea, a quanto pare. Un po' prima mi faceva schifo. Ah no, ma c'è già Garof? Senti poi questa musica, no? Direi che questa è l'occasione perfetta per riprendere la conversazione che avevamo lasciato a metà. Come già sai, sono nell'operazione Stardust per fare chiarezza sulla questione del Team Star e sul mistero che la circonda. La cosa che mi importa di più è sapere perché hanno smesso di venire a scuola. Non c'hanno voglia, come tutti quanti i ragazzi della loro età. Dopo aver parlato con alcuni dei loro membri, credo di avere le idee un po' più chiare. Però mi servono altre informazioni, ho bisogno di parlare anche con i membri delle altre bande. E beh, certo. Quindi neanche ci contatta Cassiopea? Ah. Forse no, però c'è una scena... Senti, lascia perdere e torna a casa, ok? No, voglio vedere il capo della divisione veleno, il nobile Enzo! Ma me l'ha detto lui in persona di non lasciar passare nessuno a parte i membri! Devo incontrarlo, devo parlare con il nobile Enzo! È un disco rotto, non ne posso più, giusto? Chiamali! Ehi yo! Ma ti avvicini comunque, allora a che serve farmi scegliere? Oh no, adesso ne arriva pure un altro, che rottura essere nuovi! Già, ma quello non è Link? Cioè, il tizio che ha attaccato Briga con noi. Questo è un'irruzione. Ah no, volevo premere, questo è un'irruzione. Ho sbagliato. Aia, si mette male. Gliel'abbiamo fatto notare giocando ai videogiochi e adesso ronfano tutti. Ma adesso è notte. Qui ci penso io, Necrot. Tu vuoi svegliare i tuoi amici. E tu che c'entri, infatti? Quello vuole difendere il nobile Enzo, che è come un fratello. Ma va, per piacere, vai un po' a dormire, bimbo. È tardi. Dovresti già essere dentro le coperte. Che c'ha questo? Gaetano. Good. Ovviamente anche lui c'è il tipo veleno, poteva essere altrimenti. A questo punto, sconfitto qua Gaetano Miramare, possiamo andare avanti, no? Link, tutto bene? Sì, guarda, è un trambusto improvviso. Vai a dormire, preside, pure tu che... Ma non posso starmene tranquillo una sola volta quando devo assalire una base. Non voglio nessuno. È un lavoro da fare con la calma. Non posso stare a perdere tempo con voi, con i bimbi e poi con preside. E mo mi chiama pure questa... Oh, voglio stare calmo. Non ce l'ho con voi, però voglio stare da solo. Sì, ho eluso la sorveglianza. Quando mi hai contattato mai prima? Signorina, signore, che cavolo sei, maschio o femmina? Identificati! Gender fluid, probabile. La base in cui ti trovi è il covo della banda Z, la divisione veleno del Team Star. Il suo capo Enzo ha molta manualità. Ed è anche il sarto del Team Star. Ah, ok, è il sarto del Team Star. È un ragazzo un po' particolare, agisce in modo imprevedibile. Non è chiaro come reagirà alla nostra dichiarazione di guerra. Sconfiggi il maggior numero possibile di Pokémon del team finché non si farà vivo. Sì, sempre, ovviamente, 30 Pokémon, quello è il cap, no? Ehi, finalmente si è fatto vivo anche da noi il tizio dell'operazione Stardust, o come si chiama. Il nostro momento di gloria è giunto. Vendicando i nostri compagni, potremo brillare in eterno nel firmamento del Team Star. Ma Enzo è il ninja per caso? Perché ha un nome un po' particolare. Let's go! Oddio, che lag, mamma mia. Ma che succede qui? Dov'è quello? Aiuto, mi attaccano! Vai, difendetemi Pokémon! A posto? Fatta, mamma mia ragazzi! Faticaccia questo lag, faticaccia davvero. Vediamo un po' sta motonave qua. Viola, non male. Lui è il sarto, ma un po' ti fa uno stemma un po' meglio, cioè... Divisione veleno Enzo. Bello tipo, eh.
Ebbene, è giunta l'ora che il sottoscritto Enzo si palesi. Tu sei Link debellatore di reclute, non è così? Vile canaglia che attenti al Team Star, sentirei tutto il mio veleno. Io, Enzo, mi scaglio all'attacco! Ho Croccomila davanti. Ti farei un po' male. Avrà Grafaiai sicuramente. E... quindi la Star Mobile è tipo veleno questa volta? Mamma mia. Vabbè, ma lui è fighissimo. Guarda pure lo smalto. Tutto è perfetto questo tizio. Questo tizio è perfetto. Voglio essere lui da grande. Fatti avanti, fellone. Fatti avanti, assaggia l'amara sconfitta che ti spetta. Va bene, mi farò avanti. Ha 4 Pokémon lui. Bene. Partiamo subito, va. Ok, allora. Volevo farmela easy con Croccomela. Ma se me lo avveleni, non c'è gusto. Posso ancora rimediare. Sapete, posso rimediare tranquillamente. Perché basta fare antidoto, tanto ora lui non farà mai un altro... un'altra tossina, no? A meno che non predicta uno switch, che non arriverà mai. Vediamo un po'. Sbigo attacco, te la prendi in saccoccia. Dovrebbe rifare tossina, a meno che non capisce che io ora attacco e fa un altro sbigo attacco. Perché è super efficace. Trema, fellone! Certune mosse possono avvelenare con un solo graffio! Sto a +2 di attacco speciale, i prossimi te li scoppio, eh! Stai molto attento, Enzo, stai molto attento. Ah, era una Minor Ball? Perché quando c'è il livello che gira, mi pare che era la Minor Ball. Eh sì! Repavroom, oh cavoli! Ma quindi è la Star Mobile, però la Star Mobile è un Repavroom gigante, tipo. È un boss che non ha... non è un Pokémon la Star Mobile. È semplicemente un boss. Mac, non ha Grafaiai. Ok. Bellissima la musica, mamma mia. Va bene, è andata Enzo. Repavroom, dai. Perso per perso, tanto vale andare fino in fondo. Lo trovo finché mi resta fiato in corpo. Tecnica della macchina Pokémon, vai. Livello 32, non serve neanche che vadi. Serve neanche che vadi. Vadi, vadi. Oh, turbotossina, accidenti. Ah, niente, faceva, ha fatto finta. Però può avvelenare. Come l'altra mi bruciava, questa mi avvelena. Interessante. Molto interessante, a dire il vero. Moltissimo. Sfasciatissima. Oh no! Sì, veloce, veloce. Sono mortificato. Perdonatemi, maestro, l'ho delusa. 100 flessioni sulle dita. Un anno e qualche mese prima. Sì. Ma dai, guarda che tipo. Col capello che trema, perché sai, no, come si dice, quando usi lo shampoo attivo. Quello è perché trema il capello, perché ho usato lo shampoo attivo. Perdonatemi, ho tardato a procurarmi le stoffe, ahimè. Pazzeschi, questi stivali sono veramente pazzeschi. Per realizzarli di ispirazione mi fu la mossa nitrocarica. La mia uniforme è proprio come la volevo, grazie mille! Sono lieto di aver realizzato l'idea di popstar infernale che desideravi, nobile Nespera. Con questo abbiamo rinnovato tutte le uniformi, grazie Enzo! Ora anche voi sembrate delle vere dure, nessuno vi mancherà di rispetto. Certo che sei bravissimo. Quelli che ti prendono in giro solo perché sei un otaku non capiscono niente, Enzo. La via dell'otaku è aspra e irta di spine. Non mi aspetto comprensione dalla plebaia. Però basta che ti lavi, se ti lavi va bene. Oh, attenzione, parole di fuoco, Enzo? Secondo me sei veramente un grande. Beh, adesso non ci resta che allenarci nelle lotte per prepararci all'operazione Star. Noi siamo i capibanda, non possiamo sfigurare di fronte agli altri membri del team. E sia, dedicherò anima e corpo all'addestramento. Si chiama Operazione Stardust, polvere di stelle. Mentre loro chiamano Operazione Star, stelle. Quindi Stardust vuole distruggere. Ho dedicato anima e corpo al team.
ma le regole mi impongono di non opporre resistenza. E le regole sono sacre. Pertanto credo di poterti affidare questa. Ok, carina. Ci sta. Ti conferisco anche questo marchingegno che è una mossa che ti permetterà di spargere sul liciume. 102, sporco lancio. Il tuo nome è Link, se non erro. La mia disfatta è così evidente che non lascia spazio al rancore o amarezza. Nobile Enzo! Amico mio! Volevo assolutamente vederti e parlare con te. Nobile Enzo, ascoltami anche solo per un istante! Cosa ti porta qui da me? Sono venuto per il tuo bene! Se continui a non presentarti a scuola ti espelleranno, lo sai? Noi che eravamo presi di mira dai bulli ora possiamo andare a scuola senza problemi. Ed è solo grazie all'impegno del Team Star che ha condotto quell'operazione. Non voglio che persone come voi vengano espulse dalla scuola. Perdonami. Non siete ancora riusciti a contattare l'arcicapo? No, non ne abbiamo notizie da quel giorno. Senza l'arcicapo non esiste il team e senza il team non può esservi gioia nella vita scolastica. Ora come ora non possiamo che difendere le basi in attesa che Sua Eccellenza ritorni. Ma chi è questo arcicapo di cui fidate così tanto? In verità non abbiamo mai avuto l'onore di incontrare Sua Eccellenza. A suo dire conduce un'esistenza da Hikikomori. In altre parole si isola dal mondo esterno. Che bello. Battutaccia. Parimenti a noi pare che ad esserne cagione sia il bullismo. Che tristezza. Non ci è noto il vero nome né le fattezze di Sua Eccellenza, ma per noi ciò non ha importanza. Semplicemente resteremo nelle basi in attesa del suo glorioso ritorno. Per questo non va a scuola, però ricordo che anche fuori dal Team Star c'è qualcuno su cui puoi contare. Me! Hai la mia gratitudine. Bullismo, rifiuto di frequentare la scuola. Mi sono avvicinato di un passo alla verità, ma soprattutto comincio a capire i problemi che incrociano gli studenti, i motivi dietro le loro azioni e i legami importanti che si sono formati tra loro. Non ero al corrente di tutto ciò, mi vergogno di non essermene accorto prima. Reputavo il Team Star il mio unico grande tesoro, ma potrei aver preso un abbaglio. Eh già. Ora dovrebbe arrivare Penny con la squadra rifornimenti, cioè che lei è la squadra rifornimenti in realtà, non con. Sì, Enzo, consegna tra medaglie a me. Capisco. Senza un capo al comando per la banda zia è la fine. Enzo. Perdonami, ho molte cose per la testa al momento. Rimangono solo due basi. Possiamo dire che l'operazione Stardust sta andando a gonfie vele. Il mio obiettivo è sconfiggere l'arcicapo, la mente che ha reclutato i cinque capibanda per creare il Team Star. E di chi si tratta? È un personaggio misterioso che controlla i cinque capibanda dietro le quinte. Nessuno conosce la vera identità. Se lo sconfiggessimo e lo obbligassimo a dichiarare lo scioglimento del team, potremmo chiudere questa storia una volta per tutte. L'arcicapo non ha una base e tiene segreta la sua identità, quindi deduco che non ama farsi notare. Una volta sconfitti i cinque capibanda sarà costretto a entrare in scena. Ok, le ricompense che sono i crediti Lega e la squadra rifornimenti che è Penny. L'arcicapo, Cassiopea me ne aveva parlato. La persona che ha creato il Team Star nonché la causa di tutti i nostri mali. Mali. Se non lo sconfiggiamo finirò per perdere il tesoro, cioè. Ah, no, io. Tua ricompensa, meglio che tradi prima che me ne dimentichi. Beh, ho completato il mio incarico, alla prossima. Mi raccomando, Link, non perdere. Ok. Cercherò di fare del mio meglio. Ma voglio prendere questo gimmick, cavolo, che mamma mia mi ha stufato a sentirlo. Ok, quindi direi che per questo video è tutto allora. Possiamo anche concluderla qui. Beh, a questo punto vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!